Ciao Bethesda.it, sono rimasto molto molto favorevolmente colpito da uno stranissimo film con uno stranissimo Riccardo Scamarcio al plurale. Rocco Ricciardulli alla regia, devo dire un film molto originale, mi è piaciuto molto, si intitola L'ultimo paradiso. Forse paradiso non è proprio l'ultimo canto di Dante, forse paradiso non è proprio la dimensione extraterrena molto importante anche all'interno della cultura cattolica. Forse paradiso in questo caso è il cognome non di un cantante ma di un uomo di nome Ciccio, che voi direte vabbè, Ciccio Paradiso già fa ridere. Ciccio Paradiso è in Puglia, è il 1958, siamo in una Puglia di contadini, di terra, di bei termini legati alla cultura e alla cultura contadina. Noi siamo un paese di cultura contadina, ci sono le carrube, ci sono i tomoli, ci sono pezzi da 500 lire, io amo molto vedere i soldi al cinema, 2000 lire al quintale, forestieri, 400 lire a giornata, 100 lire costa un litro di latte. È un film che racconta di questo ambiente di paese, è stato girato in Puglia, Gravina e non solo, ed è un film, devo dire, molto bello. Perché? Perché all'inizio Ciccio, che è in canotta e che è un po' lo sciupafemmina del paese, ma con una malinconia di fondo che Scamarcio trasmette molto bene. È un film che mi ha molto colpito perché ci sono dei silenzi che spesso non vedo nel cinema italiano, non sento più nel cinema italiano. Il silenzio è un rumore, forse uno dei rumori più belli, e bisogna saperlo fare. E non è facile, e perché a volte i produttori hanno paura, mettono la musica a tappeto, e invece questo è un film che ha dei silenzi, che ha addirittura dei momenti in cui c'è l'effetto pesce, che è rarissimo nel cinema italiano, gente parla ma noi non la sentiamo. Sicuramente Ricciardulli è un regista particolare perché inserisce un'atmosfera quasi da incubo dentro un film con inquadrature di campi, rapporti di lavoro. Antonio Gerardi, stupendo in questo film, minaccioso come solo potrebbe essere il Loggia di Lost Highway di Lynch, nel senso minaccioso anche solo nel momento in cui apre un coltello o nel momento in cui comincia a parlare pacato, come era Loggia in quel film, che era molto arrabbiato perché Lynch non l'aveva preso come Frank in Velluto Blu. E c'è questo senso di minaccia legato ad Antonio Gerardi, che è questo grande attore italiano che ormai veramente anche lui è molto in grado di risuonare oltre lo screen time, oltre diciamo i tanti minuti a disposizione. Devo dire, è un film molto di classe perché Scamarcio parla poco, è uno sciupafemmine ma trattenuto, contenuto, quasi poetico. Tanto che in paese infatti sconcerta la sua figura, perché è un traditore dei tanti maschi italiani del Novecento, ovviamente adultero, ma quasi disarmante in questa sua malinconia di fondo. Ascolta le canzoni francesi, vorrebbe andare via ma non va via, è innamorato dell'amante, non è più innamorato di colei che è sua moglie, Valentina Cervi. Antonio Gerardi è questo boss del paese che fa sentire questo senso di minaccia. Il problema di Ciccio è anche che è anche un contestatore delle dinamiche lavorative del paese legate alla terra. Noi zappiamo la terra e noi facciamo il prezzo. Bellissimo primo piano di lui che litiga in un'assemblea. È un carismatico proprio perché comunque Ciccio piace, perché Ciccio non è un antipatico, e in questo devo dire che Scamarcio è molto bravo a fare questo bello del paese che si è lasciato anche un po' andare, ma che comunque è il bello del paese e rimane il bello del paese. Io che poi sono così volgare e da lui spesso voglio di più, perché lo amo moltissimo fin da quando si sedette su quel dondolo nella Meglio Gioventù, e quindi a volte io lo contesto perché voglio di più all'interno di un certo tipo di produzione, all'interno di un certo tipo di genere, voglio che
cambi il suo fisico, voglio che sia più atteso, più magro, più bello. Invece qua devo dire che questo suo modo di essere è molto organico al film e il film ha questo ritmo e ha questa capacità di portarti in questo sud sonnolento ma non solare, in questo sud di bellissime inquadrature di campi dove la terra sotto è bagnata, allusione sessuale fortissima. Ciccio sicuramente è qualcuno che ama quando qualcosa è sotto e bagnata, anche in termini sessuali, e questo forse può essere una colpa, ma forse non è la colpa principale, soprattutto nella cultura italiana, dell'adulterio giustificato e del maschilismo, in meridione e non solo, ovviamente. Ma Ciccio è anche un contestatore politico e questo probabilmente è più scabroso all'interno di quel meccanismo. Ciccio è un rivoluzionario, Ciccio è pensieri pericolosi, ma mentre quelli sessuali sotto e bagnata possono essere accettati nella notte, nel paese, nelle chiacchiere, nel carisma di quest'uomo che comunque è, devo dire, ha un figlio che si chiama Rocchino e devo dire che è un uomo che si fa ben volere. Voi direte, ok, ma alla fine poi che succede a Ciccio? Che succede a Ciccio? Qua mi devo fermare perché il film, che già è molto affascinante per i primi 40 minuti, per questo veramente, per questa atmosfera che Ricciardulli crea, che mi è piaciuta. Un film in cui ti puoi addormentare dentro, un film che ti riporta molto indietro nel tempo, ma in una chiave bella, quando la gente si nascondeva nel fieno dopo che aveva fatto l'amore e qualcuno andava lì e provava a capire se c'era o non c'era. Bellissima questa una scena. Ciccio ha un amante, va bene, è Gaia Bermani Amaral, anche lei un corpo particolarissimo del cinema italiano, molto poco esplorato. Io me la ricordo con questo sorriso alla Julia Roberts, prorompente in questi spot della Team dei primi anni del 2000, che la resero molto popolare. Dove aveva questo sorriso Julia Roberts, devo dire, sconvolgente. E vederla qua, anche lei comunque che se la cava, diciamo che Ricciardulli riesce a inserire all'interno di certi vestiti, di certe donne, di certi luoghi. E devo dire che è affascinante ritrovare anche Gaia Bermani Amaral in questo, lei che ha appartenuto all'immaginario collettivo italiano della pubblicità, quando la pubblicità era molto forte ancora nel nostro paese. Noi abbiamo, come sapete, dal Carosello in poi, Daniele Luchetti, Alessandro Dalatri, abbiamo avuto grandissimi registi che hanno fatto grandissima cinema dentro la pubblicità. Quello era ancora un periodo in cui appunto c'era questa campagna di queste tre amiche, che erano anche tre donne, che erano tre bellissime donne, tre donne molto diverse, che avevano, no, una campagna spot che poi dopo, vabbè, è peggiorata la situazione, però invece a quell'epoca era cinema e lei era lì, e lei era molto Julia Roberts, era molto forte, quando sorrideva era. Ecco, qua, rivederla dopo tutti questi anni è affascinante per me. E Scamarcio, ripeto, si dona, con grande intelligenza a questo film e poi c'è un colpo di scena magnifico, magnifico, che porta il film a un livello ancora superiore, che porta il film dentro anche il mito. C'è un'inquadratura della Luna ai falò di Pavese che viene inserito. Boom, dentro una valigia c'è un grandissimo colpo di scena. Poi scusate se ripenso allo Steinway, ma appunto c'è un colpo di scena pazzesco che sovverte il cinema e che noi in Italia lo facciamo pochissime volte e che fa pensare veramente allo Steinway, alla follia che da metà film in poi, no, il cambio o a Nessun messaggio in segreteria. Ovviamente il nostro quell'oscuro oggetto del desiderio bunuelliano che quei pazzi di Miniero e Genovese prima di dividersi, no? E diventare due registi commerciali molto importanti, i miei amati Paolo e Luca,
Beh, era la loro ultima scheggia surrealista che nessuno vide, che nessuno amò, che nessuno capì, che nessuno comprese perché era un film eccezionale. Nessun messaggio in segreteria. Ok, allora, se amate anche il surrealismo, abbiamo citato, va bene, un grande come Lynch e degli amanti del surrealismo come i primi, Miniero Genovese, che poi sono andati più sul commerciale, più sul realismo commerciale. E allora, L'Ultimo Paradiso vi piacerà. Lo trovate su Netflix. Ed è un film, devo dire, molto interessante, in cui io sono tornato molto ad amare Scamarcio. Lo amo sempre, anche quando lo contesto, perché voglio di più da lui. E qui sono tornato un suo grande ammiratore per questa capacità di fare un film assurdo, con questo grande colpo di scena a metà. E con questa seconda parte ancora più sognante, ancora più affascinante, ancora più complessa. Insomma, complimenti a tutti. Scamarcio è anche collaboratore alla sceneggiatura, non è la prima volta che lo fa, ma questa è la sua migliore collaborazione alla sceneggiatura, secondo me. E mi piacerebbe molto rivedere questi due insieme in azione. È chiaro che è nata, secondo me, una coppia. Scamarcio si sta mettendo in coppia negli ultimi anni, ma questa è la coppia migliore, secondo me, che è quella più che non ti aspettavi. Più fuori dagli schemi, più fuori dalle stanze del potere, più fuori da vincere facile, con sto matto di Rocco Ricciardulli, capisci? E questo mi piace. L'ultimo paradiso. Che cosa succederà? Tutta colpa del paradiso. Anche lì non era Dante, non era, era un parco, ragazzi. Era il grande Nuti e Ornella Muti. Erano Nuti e Muti. Anche in marketing si giocava su questo. Tutta colpa del paradiso. Va bene, lo slow mo di lui che boom, colpisce il pallone. Ok. Il grande cinema di Francesco Nuti, che abbiamo veramente dimenticato troppo velocemente negli ultimi anni. Il grande cinema commerciale di Nuti. In quel caso filmava anche andava in Valle d'Aosta e filmava il parco del Gran Paradiso. Vabbò, ok, questo è un altro paradiso e sta in Puglia, non in Valle d'Aosta, e c'è veramente il miglior Scamarcio degli ultimi anni, assolutamente, per me, ovviamente. Ciao, Bad Taste!